Ciao ragazzi, sono Nico Rossi, sono qui struccata in pigiama da casa per ricordarvi tutte quelle volte in cui avremmo voluto rimanere a casa ma non potevamo. Per esempio quando c'è maltempo e siamo i primi a protestare perché chiudono le scuole, oppure quando ci alziamo presto la mattina e vorremmo rimanere dentro a letto ma non possiamo, oppure quando vorremmo finire una serie TV ma dobbiamo andare in palestra. Tutte quelle volte in cui supplicheremmo chiunque pur di rimanere a casa. E allora mi chiedo, ora che dobbiamo farlo, perché andate in giro? Mettendo a rischio non solo voi, ma anche tutta la comunità. Non confondete il possiamo farlo con il dobbiamo farlo. Per noi rimanere a casa e rispettare le norme in questo momento è un dovere morale, ma soprattutto un dovere sociale. Quindi, per favore, se non lo fate per voi stessi, fatelo per quella parte di comunità più debole che potrebbe veramente rischiare grosso con questo virus. Fatelo per la nostra coerenza giovanile, perché se noi siamo i primi a lanciare le bandiere perché chiudono scuola per un temporale e ci abbiamo paura, dobbiamo anche essere i primi ad aver paura di un virus grave che tutti stiamo sottovalutando, banalizzandolo a un meme di Instagram, ma questo non è, c'è molto altro, c'è molta sofferenza e c'è molto pericolo. Quindi ragazzi, rimanete a casa perché ci sono tantissime cose molto appassionanti da fare anche da qui.